Ciao a tutti amici di Apoglio Hotel e benvenuti a una nuova puntata di Itinerari di Puglia. In questa puntata, insieme a Dario Durante, andremo alla scoperta delle città che hanno ricevuto l'importantissima certificazione di Bandiera Blu per il 2020. Una certificazione che attesta la qualità dell'ambiente e del mare di queste località. Andremo a vedere soprattutto le località che sono più vicine ai nostri hotel in Puglia, con un bonus particolare questa volta. E insieme a Dario andremo alla scoperta anche di itinerari alternativi una volta finiti i nostri tuffi nel mare cristallino di queste località Bandiera Blu 2020. Buon divertimento! Quindi, amici di Apuli Hotel, diamo un benvenuto al nostro amico Dario Durante che ci ha accompagnato e ci accompagna per tutto questo percorso insieme. Allora, passiamo a noi. Cosa sono le famigerate bandiere blu? La bandiera blu è un certificato di qualità che la FAE, poi vi lascio tutti i link nella descrizione, assegna alle spiagge e ai comuni più virtuosi secondo dei criteri di valutazione. Ci sono diversi enti che certificano la qualità delle nostre spiagge secondo criteri diversi. Infatti, potete notare per esempio anche le vele di Legambiente hanno altri criteri di valutazione per quanto riguarda la qualità delle nostre spiagge. A grandi linee ci sono quattro macro aree di valutazione per quanto riguarda le bandiere blu. Le aree sono educazione ambientale, la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi di sicurezza alle spiagge. Quindi, come potete vedere, sono tanti servizi integrati nella valutazione della singola spiaggia e non soltanto magari la qualità delle acque piuttosto che la pulizia della spiaggia. Ecco, è tutto un sistema che viene premiato dalla FAE. In questo nostro viaggio itinerario particolare che esula un po' dai nostri itinerari soliti, con Dario abbiamo deciso di mostrarvi, oltre alle spiagge pugliesi e anche calabresi, vedremo dopo, un bonus, cosa possiamo andare a vedere una volta magari che abbiamo fatto un bel tuffo nel mare blu delle spiagge Bandiera Blu di Puglia. Quando appunto la nostra giornata al mare va a concludersi. Qui ho messo una cartina che potete trovare sempre, vi lascio sempre il link nella descrizione, una cartina della Puglia dove sono segnate tutte le bandiere blu. Il nostro viaggio, il nostro itinerario di Puglia parte da una cittadina al nord della costa pugliese, provincia di Foggia, che è nota a molti, ed è la cittadina di Peschici, un borgo caratteristico pugliese, bianco, con gli edifici bianchi che domina questa baia meravigliosa, bandiera blu per quanto riguarda il 2020. Quando si sale dalla spiaggia è una cosa meravigliosa visitare e perdersi per le viuzze di questo paese suggestivo. Di fronte a Peschici è possibile raggiungere le famose isole Tremiti, che tra l'altro quest'anno, oltre a essere bandiera blu, non hanno risentito della presenza del coronavirus. Quindi è un luogo anche sicuro, se vogliamo, sotto questo punto di vista, è un territorio che non è stato assolutamente
colpito dalla famosa pandemia che quest'anno ci ha così tanto spaventato. Tornando invece, Dario, sulla costa, troviamo dei queste macchine da pesca molto grandi, costruite in legno, che sono tipiche della zona meridionale dell'Adriatico. Questa macchina da pesca si chiama trabocco ed è tutelata come patrimonio monumentale all'interno del Parco Nazionale del Carcano. Ed è come protesa verso il mare, e da queste pali sospesi, dei bracci che sembrano delle antenne, che sostengono delle grosse maglie da pesca che servono per intercettare i flussi di pesce e che adesso in molti casi sono trasformati in veri e propri luoghi di convivialità dove si può mangiare il pesce e fare degli eccezionali aperitivi. Infatti sono dei posti meravigliosi. Continuando il nostro viaggio, il nostro itinerario verso sud, arriviamo alla marina di Ostuni, in provincia di Brindisi. Sì, Ostuni è famosa nel mondo perché è denominata città bianca. Abbiamo questo cono rovesciato che si chiama La Terra, il centro storico, dall'inconfondibile bianchezza delle case tinteggiate di calce, con questa pianta elicoidale, espressa anche dalle alte cinte murarie medievali, che sono, diciamo, scandite da torrioni di epoca aragonese. Che cos'è la città bianca? È un grosso centro storico al vertice del quale abbiamo questa famosa cattedrale medievale di ascendenza gotica romanica e l'episcopio, entrambe caratterizzate dalla pietra bianca, ma da una pietra innumerevoli vie, dove noi possiamo vedere l'oro di Puglia, cioè la piana degli ulivi che si estende, ecco qui, meravigliosa, con questi colori verde degli ulivi, ma si vede anche chiaramente il mare, e qui è famosissima la produzione dell'oro di Puglia. Certo, Ostuni è un luogo panoramico, dista pochi chilometri dalla costa adriatica e per diversi anni è stata bandiera blu e ha riconfermato anche quest'anno questo riconoscimento. Volevo ricordare ovviamente che Apuli Hotel è presente ad Ostuni con il Città Bianca Resort e anche nella marina di Torre Canne a Fasano, leggermente più a nord rispetto a Ostuni, con caratteristiche un po' diverse, perché le spiagge ostunesi sono appunto caratterizzate dall'essere delle calette, mentre le spiagge più a nord di Ostuni, quindi a Torre Canne di Fasano, sono delle spiagge più lunghe e molto sabbiose. Prima di arrivare ad Ostuni... Sì, qui siamo un po' più a nord. Questa è la magnifica Polignano a mare. Ha delle scogliere che cadono a picco sul mare. Un mare cristallino, molto bello. E anche qui è un tipico porto marinaro pugliese. È circondato, il cui centro storico è circondato anche qui dalle antiche
porte e cinta medievali, e questa è la famosa baia che è diventata famosa anche perché si trova dappertutto fotografata sui canali social, specialmente su Instagram. Certo, Polignano è uno di quei posti che i turisti vogliono ammirare sempre, veramente anche a livello panoramico è speciale. Ci spostiamo in linea retta adesso verso invece il Mar Ionio, il Golfo di Taranto. In particolare qui possiamo notare la marina di Castellaneta in provincia di Taranto, un panorama totalmente diverso da quelli che abbiamo visto adesso, con delle scogliere, con delle calette. Qui troviamo invece delle lunghissime spiagge sabbiose e delle pinete macchia mediterranea a perdita d'occhio. Castellaneta, invece, Castellaneta Marina è anche bandiera blu da diversi anni, è un centro estivo molto vivo. Se però volessimo invece di visitare la Marina di Castellaneta, si può invece risalire in direzione nord e arrivare a Ginosa, paese di Ginosa, sempre in provincia di Taranto, un paese collinare molto molto importante perché, come molti paesi della zona, presenta una vita più rurale, collinare direi quasi, con una storia che ha avuto nel suo passato uno sviluppo all'interno della gravina e delle grotte che ci sono nella gravina, di cui abbiamo già accennato in un video precedente. Infatti, una delle attrazioni storiche da visitare, da cui rimanere veramente affascinati, sono delle chiese rupestri di epoca bizantina, che conservano ancora le icone originali dell'epoca, un dedalo di grotte e di cunicoli che si possono visitare nei paesi che si affacciano sul Golfo di Taranto. Qui invece, spostandoci sempre in Puglia, ci troviamo nelle marine di Melendugno, vicino in provincia di Lecce, a pochi chilometri da Lecce, quindi nel Salento, costa adriatica. Anche le marine di Melendugno, come le precedenti, hanno ricevuto questo riconoscimento della bandiera blu per diverse edizioni consecutivamente. Volevo segnalarvi, mi premeva molto segnalarvi la possibilità di visitare uno scavo archeologico veramente suggestivo, come vedete, che è quello di Roca Vecchia, un sito diciamo vissuto e già frequentato da oltre 2000 anni, che adesso, grazie all'impegno della regione, del governo italiano, è riuscito a riprendere parte del suo splendore ed essere visitabile attraverso dei percorsi guidati. Qui ci troviamo sempre nelle marine di Melendugno, in particolare in località Torre Sant'Andrea, dove la falesia erosa dal mare ha creato questi suggestivi faraglioni e circondati da un mare cristallino e veramente, oltre fantastico da visitare e da fotografare, si possono fare dei bagni veramente incredibili e suggestivi. Qui invece siamo a Porto Badisco, vero Dario? Sì, Porto Badisco è un luogo mitico, ma di quei miti che studiamo tutti
alle scuole superiori ricordiamo il mito di cantato da Virgilio, perché? Perché secondo la tradizione qui sbarca Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio in fuga dalla città di Troia. E poi un po' più avanti, sempre sulla costa adriatica, troviamo questa grotta meravigliosa, la grotta di Zingiulusa, che è una formazione calcarea fatta da stalattiti e stalagmiti. Zingiulusa perché si rifà, ovvero degli stracci di abiti logori che rimandano a quella che è la conformazione delle pareti. E qui abbiamo delle curiose pareti che rimandano a varie immagini, perché sono create dall'acqua nel corso dei millenni. È vicino, fra Porto Badisco e la grotta di Zingiulusa, c'è la famosa grotta dei cervi, che risale all'età neolitica, parliamo quindi di 4.000-3.000 anni prima di Cristo, dove ci sono delle iscrizioni rupestri sulle pareti rocciose che rappresentano scene di caccia, animali e degli oggetti che si rifanno alla simbologia magica. Sì, ecco, la grotta della Zinzulusa, quindi Castro e le marine di Melendugno, non sono, diciamo, molto distanti dal nostro hotel, il nostro residence a Torre Mozza. Ora, come vi dicevo all'inizio, come bonus, vi volevo parlare delle bandiere blu che abbiamo in Calabria. Esattamente a Selia Marina, provincia di Catanzaro, dove è situato il nostro hotel Triton Villas, vi è una bandiera blu anche lì, un posto bellissimo da visitare, con un'acqua stupenda. Vi riporto ai video che abbiamo fatto della nostra struttura a Selia Marina. Una volta invece di sera si può andare a visitare la caratteristica città di Catanzaro, piena, un centro storico bellissimo, molto, troverete la città molto viva ed interessante anche durante l'estate. Bene, io concluderei qui il nostro appuntamento. Bene, amici di Apuglia Hotel, il nostro itinerario si conclude anche oggi. Abbiamo visto come sono dislocate le bandiere blu all'interno, sulle coste pugliesi e anche sulle coste calabresi, vicino ai nostri villaggi e hotel in Puglia e Calabria. Io volevo ringraziare ancora una volta Dario e
il suo blog diariodellarte.it. Poi, come al solito, vi lascio sempre anche per andare a sbirciare tutte le curiosità sull'arte, tutti i link di Dario, sia sui social che sul web. Volevo ringraziare ancora una volta Puglia Hotel per averci ospitato. Un grazie ancora a Dario. Alla prossima.